Buongiorno, sono Claudio Masini, presidente di Quix. Quix è una società di ingegneria del software con sede a Modena. La nostra mission è quella di prendere la tecnologia, di studiare la tecnologia e di portarla al servizio dei nostri clienti. Con questo spirito noi abbiamo affrontato il progetto Manpower. Ci ha affidato nel 2016, quindi 2 anni fa, la realizzazione, o meglio, la ristrutturazione del loro sito web. È il sito che permette agli utenti di trovare lavoro e alle aziende di offrirle. Quindi diciamo è un sito di matching tra domanda e offerta e dove appunto Manpower funge da intermediatore per somministrazione di lavoro o anche per, semplicemente per ricerca di personale. E sembrava all'inizio un progetto semplice perché il sito era già presente, quindi le idee erano già tutte chiare, i volumi erano noti, però come tutte le ristrutturazioni che si fanno abbiamo deciso di portare qualche piccola modifica. In particolare abbiamo lavorato sul SEO e quindi la possibilità dei motori di ricerca di indicizzare meglio i contenuti e abbiamo lavorato sull'offerta di nuovi servizi come le ricerche salvate, come l'introduzione di un'app per comunicare meglio con gli utenti, un po' la ristrutturazione anche del processo di registrazione con una semplificazione per gli utenti. Quello che è avvenuto subito è stato un grande successo. Dopo la messa online del sito il traffico è aumentato in maniera molto più delle aspettative, molto più veloce e a questo punto devo ringraziare il fatto che abbiamo fatto una scelta all'inizio importante, quella di utilizzare il cloud, in particolare il cloud di Aruba, e questo ci ha permesso di essere molto molto scalabili. Con Aruba noi abbiamo un rapporto che va avanti da anni, abbiamo utilizzato tutti i loro servizi, fino ai servizi base, fino attualmente con il nostro private cloud, e con Aruba ci siamo sempre trovati bene perché c'è sempre stato un rapporto, quindi Aruba è un partner italiano, in questo ci crediamo molto, e puoi prendere su un telefono, chiedere un appuntamento e parlare con un tecnico e con lui più volte ci siamo confrontati per trovare la soluzione migliore. Nel nostro lavoro siamo andati spesso in contatto con i tecnici di Aruba, in particolare con Aruba Business, che è la divisione che ci sta seguendo da più di un anno da questa parte in tutti i nostri servizi. Noi su Aruba abbiamo diverse applicazioni, diversi sistemi sia nostri che dei nostri clienti che vengono ospitati e devo dire che come nel caso specifico di Manpower non abbiamo mai avuto problemi legati all'infrastruttura o alla potenza o all'efficienza delle macchine, quindi è stato per noi sempre un partner sicuro ed affidabile. E con il cliente è stata una bella battaglia perché appunto noi eravamo partiti pensando ad un traffico, ad un certo volume. Gli inserimenti fatti ci hanno dato successo e questo successo rischiava di diventare un boomerang perché se non fossimo stati pronti a reagire con un'infrastruttura che ha potuto crescere e scalare velocemente come lo ha fatto il traffico sul sito, avremmo rischiato di diventare vittime del nostro stesso successo, cioè avere un sito che gli utenti vogliono vedere ma che non è in grado di erogare i livelli di servizio che oggi la gente si aspetta su internet. E in questo senso, per esempio, un'altra scelta fondamentale del cloud è stata quella di permetterci di fare del testing, cioè una volta che il sistema è in produzione, in realtà noi consegniamo continuamente delle migliorie e delle innovazioni. Come si fa a fare questo? È necessario fare un test che sia accurato, perché altrimenti se vai online e c'è un problema rischi di rovinare tutto il lavoro fatto. E con Aruba possiamo clonare la nostra infrastruttura di produzione nell'ambiente di test, utilizzarlo a nostro piacimento e dopodiché non appena abbiamo terminato i test fermare l'infrastruttura e distruggerla. Questo con una soluzione on-premises sarebbe impensabile, i costi sarebbero molto più alti e avrei dell'hardware fermo a fare niente per il 95% del tempo in quanto il testing è una frazione di tutto questo tempo. Il progetto Manpower è ancora ongoing, nel senso che stiamo rilasciando nuove funzionalità in continuo, in accordo con il cliente, c'è una forte collaborazione con lui e devo dire che secondo me il progetto è piaciuto molto, tant'è che in questi ultimi anni è stato implementato non solo in Italia ma ci hanno chiesto di replicarlo per altri country come la Grecia, la Spagna, l'Ungheria, la Croazia, altri paesi del settore dell'est. E quindi insomma sono convinto che nei prossimi anni avremo ancora tante soddisfazioni.